Bella a tutti ragazzi, sono Gian e oggi vi porto il nono episodio di Give Me Back, Give Me Shoes, Lonzo Ball, direttamente da UCLA. Carta sicuramente del set, uscita venerdì, miglior playmaker assolutamente. Andremo a fare scarpetta con Monty e Steph come al solito. Cominciamo raga, andiamo a vedere un pochettino le statistiche in maniera generale. C'ha palleggio interessante, shift molto buono. Size up di Kobe, Lonzo Ball e normal release, non ne ha messo quick. Carta molto interessante perché comunque è molto molto buona sia in difesa che comunque playmaking. Al tiro andrà un po' beggiato, ma comunque gli slot disponibili sono 6. Ricominciamo raga. Give me badge number 1, limited stake off assolutamente. Number 2, blinders. Number 3, dead eye. Number 4 post lockdown, number 5 rim protector, e come 6 per me raga va messo assolutamente o chef, che è molto importante, e oppure limited spot up o mismatch expert. Questi sono i badge che io ho messo a Lonzo Ball. Quindi number 1 limited stake off, number 2 blinders, number 3 dead eye, number 4 mismatch expert o limited spot up, number 5 rim protector, number 6 post lockdown. Brick wall per me non serve. Give me shoes per Steph e per Monty. Partiamo da Monty raga. Direi 3 punti assolutamente, 3 punti speed with ball, accelerazione potrebbe anche starci, stamina e steal. Per me queste qua sono le migliori, oppure lateral quickness, decidete voi. Però sicuramente per Monty, ricapitolando, tiro da 3 punti, speed with ball, volendo non serve, stamina, perché secondo me perde un po' troppa stamina per i miei gusti, quindi potrebbe starci questo qui, e o steal o lateral quickness. Invece per quanto riguarda Curry, andiamo a mettere Steph Curry anche qua, tiro da 3 punti assolutamente, speed with ball assolutamente, stile lateral quickness decidete voi, e poi potrete, e sempre stamina raga, stamina sicuramente, anche speed, quindi speed, con Curry è un po' diverso, speed, stamina, speed with ball, 3 punti e direi o steal o lateral quickness. Peace.